tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo un metodo di impasto autolisi più biga. Sigla! Check the mic and make sure it sound right, boys. Per prima cosa prepareremo il nostro prefermento solido biga idratato al 50%. Sciogliamo il lievito all'interno dell'acqua. Per le temperature vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Bisogna essere scrupolosi in questo passaggio, che durerà soltanto 2 minuti. In questo caso ho utilizzato Nuvola Super W350, ma va bene qualsiasi farina con un W elevato. Il nostro prefermento biga va lavorato in modo delicato per pochi minuti. Mi raccomando, non bisogna formare maglia glutinica, ma creare un preimpasto grezzo e sabbioso. Una volta impastato, andiamo a metterlo in una scodella in questo modo, spezzettandolo. E lo lasceremo fermentare per 18 ore a una temperatura di 18 gradi. Se non avete 18 gradi, potete utilizzare il frigo oppure abbassare la percentuale di lievito. Adesso copriamo il nostro prefermento biga con la pellicola, stando attenti a lasciare sopra un piccolo buchetto per farla respirare. Ci vediamo tra 18 ore. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Dopo 18 ore il nostro prefermento è pronto ed è il 50% del nostro impasto. L'altro 50% invece lo metteremo in autolisi per almeno 30 minuti. La nostra ricetta totale di 1 chilo di farina prevede 500 grammi prefermentati al 50%, altri 500 grammi in autolisi col 55% dell'acqua. Il primo impasto è pronto, il prefermento biga. Adesso procediamo col preparare l'autolisi. 500 grammi di farina e il 55% del peso della farina in acqua. E la lavoreremo per 3-4 minuti in prima velocità. It sound right, boy. L'autolisi è pronta e la lasceremo riposare per un tempo che va da 30 minuti a 24 ore. Intanto vi lascio la scheda in descrizione per tutte le spiegazioni dell'autolisi. Io preferisco sempre per l'autolisi aspettare intorno all'ora di tempo. Una volta trascorso un'ora mettiamo l'autolisi in vasca, aggiungiamo la nostra biga in questo modo, facciamo girare un po' l'impastatrice in prima velocità e aggiungiamo l'acqua per arrivare al 75% di idratazione. Diamo sempre una controllata alla maglia glutinica. Sotto le mani sento che ancora ha bisogno di lavorare un po', quindi la lasceremo lavorare. Il nostro impasto è pronto per essere messo a puntare in una vasca per 40 minuti e poi procederemo allo staglio. Dopo la puntata siamo pronti per fare lo staglio. Adesso inforniamo il nostro impasto 50% biga più autolisi.
Se vi è piaciuto questo impasto, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale.